vengono imbottigliati, il fatturato al consumo è di 600 milioni di euro e questo posiziona tra i prodotti certificati l'aceto balsamico di Modena IGP al quarto posto. Però l'aceto balsamico di Modena IGP ha un primato che è legato all'esportazione. Il 92% di questi volumi vengono consumati fuori dall'Italia. Quindi è una vera e propria bandiera che nasce da noi, viene consumata anche da noi, ma che prevalentemente esce dall'Italia, gira per tutto il mondo e la nostra ambizione sarebbe quella di farlo girare assieme alla cultura, alla tradizione e alla storia di un territorio. Questo è un prodotto che è radicato nella storia, se ne hanno tracce antichissime, poi si è cominciato ad organizzare molto più avanti, quando a Modena gli estensi arrivarono cacciati da Ferrara, e quindi è un prodotto che racconta una storia, racconta un territorio, e credo che sia una delle necessità e anche delle possibilità italiane nel cercare di uscire anche da queste situazioni di difficoltà generalizzate dell'economia. Quando si va a consumare un prodotto, quando uno straniero consuma un prodotto italiano di qualità e lo paga di più degli altri prodotti generici che si va a comprare sugli scaffali dei supermercati americani, tedeschi, inglesi, russi, per la roba che continua ancora ad andare là, con l'embargo, lo paga di più e non solo per il gusto, perché vuole vivere una storia, e l'aceto balsamico in generale di Modena, l'IGP e poi l'amico Corsini, il presidente del DOP, dirà per il DOP, la racconta davvero una storia.